Adesso cambiamo totalmente argomento perché arriva l'approfondimento dell'amico Marco Totonati. Sì, è il suo vlog. Il vlog di Marco Tontodonati. Nuovo appuntamento con il mio vlog. Saluto intanto gli amici di Radio DJ International e di Rete 8 di pomeriggio, questo contenitore dove siamo stati inseriti. Allora, salutiamo soprattutto Gabriele Marchesani che è qui con noi. È un piacere averti ai nostri microfoni. È un piacere mio, Marco, e grazie dell'invito. È stato difficile, come dire, beccarti, perché io non so tu come faccia, ma ti occupi di troppe cose. Allora, cominciamo a parlare un po' di tutte queste cose. Attualmente cosa fai? O cosa non fai, facciamo prima. No, vabbè, principalmente mi occupo ormai della mia attività storica per quanto riguarda appunto la produzione degli arrosticini. I famosi arrosticini, tu sei stato uno dei primi. Sei sì, stato della mia famiglia, la terza generazione, ormai è diventato un prodotto dove, ecco, l'Abruzzo ne va fiero, un prodotto che ci si riconosce in questa regione ormai, non più nei confini nazionali, ma ormai lo si esporta anche. Ecco, bravo, dove esportate gli arrosticini? Ma ormai non dico in tutta Europa, perché che chiaramente bisogna esportarli in quelle nazioni dove ci sono gli abruzzesi. Quindi sono sempre gli abruzzesi i maggiori consumatori. Assolutamente sì, oggi le nazioni che fanno maggior uso, ecco, maggior consumo di arrosticini, possiamo dire tranquillamente il Belgio, parte della Svizzera. Adesso anche in Inghilterra e in Francia vanno, tra virgolette, di moda. Quindi in Finlandia al momento no, però c'ho qualche collegamento in Estonia che dovrò esplorare nella prossima primavera. Arrosticini di renna, magari da quelle parti ci sono. Vabbè, questa quindi è, diciamo, l'attività principale, ma poi ne hai tante altre. Sì, diciamo che oltre a quello c'ho una piccola immobiliare, dopodiché mi occupo principalmente, come sai bene, per quanto riguarda, tra virgolette, il tempo libero, ma purtroppo non è così, di sport. Adesso Tanto sport nella tua vita, perché c'è tanto sport nella tua vita? C'è sempre stato tanto sport? Ma perché dall'inizio, ormai questo è il 16° anno che mi occupo da dirigente sportivo di discipline professionistiche, sai bene, nel calcio, pallacanestro, nel ciclismo. Ma tu sempre... hai praticato anche sì. A livello... Ah sì, cosa ma hai io fatto? Fino a quando ero, tra virgolette, ragazzo, fino all'età di 35 anni, ho giocato a calcio, quindi facendo campionato di promozione, prima categoria, uno di eccellenza anche. Sei arrivato al campionato di eccellenza, che ruolo, Gabriele? Io giocavo centrocampista mediano, poi ho chiuso la mia carriera, mi ricordo benissimo... Quindi dei piedi buoni o...? Piedi buoni e poca corsa, ero un po' piedi buoni pigro. Ok. Mi ricordo che chiusi appunto la mia carriera, tra virgolette, calcistica in prima categoria in un Colle Corvino Faresina. Io giocavo a Fara Figlio Rumpedri, questo me lo ricordo, un ricordo indelebile. Addirittura. Poi, allora magari conosci anche il dottor Cellucci. Come no, sì, lo conosco. Poi ho pedalato. Che salutiamo, perché è un nostro ascoltatore, nonché caro amico. Poi ho pedalato a livello amatoriale, ho avuto una squadra di ciclismo insieme all'amico Valentino Sciotti e ci siamo tolti anche là tante soddisfazioni, quindi diciamo che sono stato anche nell'epoca della Pescara Calcio. Pescara Calcio. Adesso ricopro con onore e con molto orgoglio il ruolo di vicepresidente nell'Aquila Calcio, e devo dire che è una struttura, una società molto organizzata. Una società, allora, facciamo una cosa, intanto ci fermiamo per il primo break musicale. Il vlog di Marco Tontodonati. Con Gabriele Marchesani, quindi stavamo parlando di questa nuova avventura, perché è davvero un'avventura, tra l'altro avventure che costano anche tanti soldini, con l'Aquila Calcio, sei vicepresidente. Sì, come ti dicevo prima, nel momento in cui ho lasciato, mi sono dimesso da presidente dopo 6 stagioni nella pallacanestro, disputando campionati importanti per 3 anni di A2, poi in B, tra virgolette mi sono messo sul mercato, ho avuto diverse proposte, devo dire la verità, dal mondo della pallacanestro, del calcio, e parlando con, e li ringrazio, con i gemelli aquilani, che sono poi il fulcro di tutta la società, ho accettato la loro proposta e devo dire che sono orgoglioso, onorato e contento, ecco, di far parte di un gruppo che oggi
mi fa sentire come se fossi in famiglia, quindi è una società molto organizzata, ben strutturata, virtuosa, una società unica nel progetto con un crowdfunding fatto l'anno scorso, appunto, che secondo me viene collocata ai primissimi posti per quanto riguarda società sia di Serie D che di Lega Pro in Italia, con dei progetti anche futuristici, se vogliamo. È una società ambiziosa, possiamo molto dirlo. Ambiziosa, molto ben organizzata, che opera anche soprattutto nel sociale, ed è questo è stata la molla che mi ha fatto scattare, ecco, l'opzione Aquila. Dopodiché, sinceramente, anche col sindaco Pierluigi Biondi siamo diventati molto amici, vedo che lì la politica è molto vicina allo sport e purtroppo c'è bisogno, o meno male, ed è una piazza molto ambiziosa dove posso riconoscere, posso affermare tranquillamente che in quella città da parte di tutti c'è proprio il senso di appartenenza a quei colori. Poi dopo quello che è accaduto, no, negli anni passati, credo si siano ancora più coesi, uniti. Sì, assolutamente. Facciamo un piccolo passo indietro con Gabriele Marchesani. Prima ci hai accennato, insomma, a tanti anni trascorsi nel mondo del basket. Sei stato bene, sei stato male? Tira un po' le somme di questa lunga esperienza. Inizialmente, diciamo che grazie al mio amico Massimiliano Del Conte, sono stato per un paio d'anni sponsor all'epoca della Pro Gerchieti dell'amico Gianni Di Cosmo. Dopodiché, come tutte le cose sono fisiologiche, c'è un inizio e c'è una fine. Certo. Quindi Gianni finì all'epoca il suo mandato di presidente di quella società. Io e Max andammo a comprare un titolo all'epoca a Recanati e iniziamo con la Serie B, dove il primo anno arrivammo in semifinale, il secondo anno purtroppo, dopo aver costruito una squadra molto forte, ci fu l'anno del Covid, noi per forza di cose volevamo arrivare in A2 e ci ritrovammo a comprare il titolo a Bigioni, quindi a Montegranaro in A2, e da lì abbiamo disputato tre campionati importanti, purtroppo poi l'ultimo con la retrocessione, ma il primo anno ci fu il primo anno con Soroca, William, Sant'Angeli, ci fu il record storico per la città di Chieti per quanto riguarda la pallacanestro, con un sesto posto nella regular season e quarti di finale playoff per la 1, persi purtroppo in gara 4 contro Scafati, che tuttora comunque naviga sempre in acque di A1. Quindi chiaramente, come tutti gli sport, ci sono momenti belli, momenti meno belli. È uno sport molto dispendioso, perché comunque disputare campionati di A2 parliamo di investimenti di milioni di euro. Poi è chiaro che tutto... Quanto costa un campionato? Mediamente di A2 costa intorno oggi sul 1.300.000-1.400.000 per salvarti. Le squadre che vogliono vincere, facciamo l'esempio di Trapani dell'anno scorso, diciamo, sì. Non so se ti bastano 3 milioni. Quindi è abbastanza oneroso. Assolutamente sì. So che sei un amico di Daniele Sebastiani, del presidente del Pescara. E in questo ultimo periodo, visto che la società sembrerebbe in vendita, anzi è in vendita, però pare, insomma, ci siano pochi acquirenti, ma non ti è mai venuto in mente di entrare, di subentrare? No, nel senso che allora innanzitutto ci tengo a precisare, lo dico con orgoglio, siamo amici ormai dal 1990 e ci siamo conosciuti per motivi lavorativi, quindi e allora anticipo la bellezza di 34 anni che conosco Daniele. Anticipo la domanda, visto che sei un caro amico, spiegaci un attimo il personaggio Daniele Sebastiani. Daniele è un personaggio che sta, secondo me, e i fatti poi lo dimostrano, comunque ha dato tanto e sta dando tanto per il Pescara, per la Pescara Calcio, perché oggi trovare imprenditori che ormai credo da 16 anni che stanno lì ogni giorno quotidianamente a combattere con le varie problematiche da risolvere nel mondo dello sport non è semplice. Poi è chiaro che capisco anche ovviamente il tifoso che ambisce, che vuole sempre di più, però bisogna... Perché si è rotto questo? Questo non lo so, perché non vivo la piazza di Pescara, però sono stato per 4 anni comunque top sponsor della Pescara Calcio, addirittura nel 2016 c'era anche, tra virgolette, un abboccamento per entrare in società.
E devo dire che quello che fa comunque, ti sei pentito che ha fatto, di non essere entrato? No, ma comunque in quegli anni là gli sono stato sempre vicino come sponsor, come quindi sponsor. Ho fatto parte sempre del sistema, ecco, per quanto riguarda. Erano poi gli anni belli della Serie A con prima Oddo, poi Zeman, poi la Serie B, quindi sono campionati importanti. Quindi oggi criticare Daniele, insomma, ci può stare, perché purtroppo quando quindi ti metti questa, in ballo questa rottura con i tifosi, ma non i tifosi riesci perché a ovviamente ambiscono un campionato migliore per una piazza importante come Pescara, però secondo me quest'anno è l'anno buono, ecco. Potrebbe essere l'anno buono, anche perché c'è questo ulteriore personaggio. A Pescara abbiamo avuto sempre degli allenatori, perlomeno quelli che hanno fatto fortuna sono sempre stati allenatori particolari, per così dire. Io no, sono, Galeone, Zeman, io sono e molto c'è Baldini. Io sono molto legato a Galeone, è stato per me, insomma, ed è tuttora, lo definisco un secondo padre. Lo senti ancora ogni tanto? Come no, sì, ci sentiamo anche con la moglie. Come sta? Come sta? È stato al mio matrimonio, quindi siamo amici veramente molto. Fisicamente, nonostante i vari problemini, acciacchi dovuti un po' anche all'età, anche certo. Se un giovanotto, chiaramente ci sono sempre, però io lo sento sempre con molto piacere. Te la senti di dare dei consigli magari ad un giovane che ti guarda, che ti ammira, insomma, per un giovane che voglia fare la tua carriera, sia da imprenditore ma anche da diciamo sponsor di tante attività sportive? Glielo consiglieresti? Guarda Marco, purtroppo qui sono un attimino critico, ma non perché voglia fare di tutto un erbo un fascio, ma io oggi non è che vedo nella gioventù voglia di voler rischiare, voglia di voler fare, voglia di mettersi in mostra, di lavorare, di dare tutto se stessi, ecco, H24 per raggiungere un obiettivo. Oggi li vedo dei giovani più, anche perché più o meno, tu hai il polso della situazione, sì, no? Vedo dei delle giovani, aziende, e quindi vedo dei giovani, li vedi più o meno tra virgolette, uso il termine, appagati di quello che passa il convento, ed è una cosa brutta. Sì. Non vedo la voglia di sacrificio, di voler mordere, ecco, l'obiettivo, ma forse perché ci sono le famiglie dietro le spalle che coprono, che certo. Ma anche qui torno alla domanda precedente, quando parlavo di politica, in un certo senso deve essere anche la politica che deve aiutare questi giovani in qualche modo. Ma io credo che la politica in un certo qual senso possa anche aiutarli, però se non viene da parte del DNA, se un giovane non c'ha nel DNA la voglia di voler fare, di voler intraprendere impresa, di voler fare qualcosa di importante oggi, ma anche se vediamo la nostra classe, quella dirigenziale che dovrebbe un attimino in futuro darci delle direttive, e ci guardiamo indietro e guardiamo questi ragazzi, Marco, facciamoci una domanda. Si fa fatica ad essere ottimisti. Poi noi diciamo, vabbè, noi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Però ben venga la gioventù, per l'amor di Dio. Tu dai spazio ai giovani intanto nelle tue varie attività? Ma assolutamente, il giovane ha bisogno di qualcuno che li sproni, ha bisogno di sentire la fiducia di chi poi giustamente dà delle direttive, però almeno nel nostro mondo, nel nostro lavoro, nel mio settore, devo dire, ed è una cosa brutta, che purtroppo oggi esistono le cooperative di lavoratori, tra virgolette, quindi sono macellai, e purtroppo sono per il 90% quasi tutti stranieri, perché questo lavoro, tra virgolette, è anche scomodo. Un lavoro pesante, impegnativo. O poco piacevole, impegnativo e pesante, e ahimè non è che trovi tanti italiani che vogliono farlo. Perché l'offerta c'è da parte sì, vostra, però sono l'offerta c'è. Da tutte le parti, che tutte le parti del nostro settore, ormai sono tutti quasi tutti extracomunitari, e che sanno tra l'altro anche lavorare. Il vlog di Marco Tontodonati. È sempre un piacere fare due chiacchiere con Gabriele Marchesani, anche perché possiamo parlare a 360 gradi un po' di tutto, non solo di imprenditoria e di sport. Il tempo però è quello che è, quindi certo. Per questo appuntamento stiamo per chiudere. Magari la classica domanda: ci sono dei progetti futuri che hai in mente, qualcosina così, giusto per... Ma al momento al momento no, nel senso che voglio godermi, ecco, quello che
che sono riuscito a fare in questi anni di lavoro. Voglio godermi un attimino la vita, ecco, iniziare, anche se li ho fatti in passati, se vogliamo anche tanti, magari dei viaggi, e voglio dedicarmi un po' a me stesso, questo è importante. Quindi ti piace viaggiare, il posto più molto. Bello che ricordi, qual è il ricordo più bello? Ma io sono innamorato dell'Argentina, del Sud America, anche perché mia mamma quindi è italo-argentina e lì, ecco, ci tornerei veramente con molto piacere, però ho visitato veramente tanti posti nel mondo, diciamo qua più o meno quasi tutto. Ti stavo per dire, magari potresti anche aprire qualche attività, ma attualmente in Argentina non credo sia il caso, purtroppo, perché è una terra, come dici tu, bellissima, sì, però sì, è con molti problemi, tanti con tantissimi problemi. Grazie a Gabriele Marchesani. Grazie a te, Marco. E grazie agli amici che sono rimasti in visione all'ascolto del mio vlog. Saluto anche Radio DJ International e Rete 8 che ci ospita. Il vlog di Marco Tontodonato.